che entra ancor più nel vivo a distanza di un mese dal momento in cui le nostre coppie hanno lasciato le sponsor. Oh, ragazzi, eccoci, un mese dopo Temptation Island, cosa è successo a tutte le coppie? Praticamente sono uscite insieme solo Alfonso e Federica, che abbiamo appena visto il fallo di confronto, e Diandra e Valerio. Ah, è subito la prima coppia. Oh, fermi, Alfonso è da solo, che cazzetti! Innanzitutto, come stai? Lasciati. Purtroppo, durante tutto il percorso non ti ho mai detto bene, che erano sempre momenti particolari. E anche oggi ti devo rispondere non bene. Oh, si sono lasciati! Ma com'è possibile? Che adesso? Perché non è cambiato. Ragazzi, pure non so spiegarmelo nemmeno io. Il fallo che abbiamo fatto per me era stato un momento bellissimo. Ragazzi, dai! Sento di aver fatto un percorso. Lo sapevo. Mi sento una persona nuova, migliore. Però usciti da là, io ho capito subito che c'era. Che non andavo. Tra di noi e in lei, soprattutto. Ha assaggiato la libertà, amò. In lei, io ho notato che era molto presa dal percorso che aveva fatto. Poco da noi. Mi parlava più delle persone che c'erano state di là. Uscito da poco a vedere quelle persone, ma di noi parlava poco. Questo onestamente mi ha messo già subito dei dubbi. Amore, è la prima volta che ha delle amici. Cioè, è normale. Lei non è mai rientrata a casa. Non è mai rientrata a casa. No. Non è mai rientrata a casa. È casa nostra. Che quella è casa nostra. Io ancora oggi non la sento casa mia. Come è stato rientrare a casa senza di lei? Ti lascio immaginare, per me è stato, ad oggi ti dico, uno dei momenti più brutti della mia vita. Io avevo fatto quella casa con amore, per lei, anche per me, per noi. Io immaginavo con lei una famiglia. Sì, che credici? Sposarci, dei figli. Mamma, che shock, raga! Questa cosa, ma forse non avevamo gli stessi progetti. No, io voglio sapere lei non cosa spiego, dice. Perché lui non è cambiato, perché se no, perché lasciarlo? In casa vedo ogni posto parla di noi. Cambia casa. Io ho fatto quella casa come la voleva lei. Fatta per lei, la cucina era quella che voleva lei, il divano era tutto. E oggi stare lì in quella casa senza di lei. Ma secondo te questa per Federica è una scelta definitiva o è solamente un momento? Te la sarai posta questa domanda? Io me la sono posta, me la pongo ancora adesso. Sì, ma io l'ho capito, un cavolo. Non ti nascondo che il mio sentimento è forte. Cioè, ma loro sono usciti insieme? E poi appena sono tornati a casa si sono lasciati senza nemmeno parlarsi. Ancora oggi non mi posso nascondere, non posso fare finta di essere duro, no? Non sono me stesso, proprio perché i miei sentimenti non sono cambiati. È passato un po' di tempo, ma... Io sono scioccato, così, ma cazzo... Così, non... Ma chiama lei, chi se ne frega, io voglio sapere lei cosa dice. Che l'amore, se è vero amore, non finisce mai. Soprattutto quello che abbiamo avuto io e lei. Amore, però l'ha rinchiusa troppo tempo. Lei in questi 14 giorni che è stata a Temptation ha assaggiato la libertà, ha assaggiato il divertimento che per una ragazza di 20 anni che non l'ha mai fatto. Senti, ma vi sentite con il telefono? Noi ci siamo sentiti. Ci siamo anche visti. Ma io non vedo più Federica che conoscevo prima. È cambiata. Ragazzi, quindi posso dire che vi siete lasciati? Assolutamente sì. È lei però che ha lasciato me. Devo dire che io non l'avrei mai lasciato. Anche a me piace uscire con gli amici, anche a me piace divertirmi, però ho messo sempre lei al primo posto. Ora è cambiato. Perché non c'è per me, non c'era. Ora non c'è Alfonso senza Federica. Purtroppo c'è Federica senza Alfonso. Grande Federica. Importante. Saresti cambiato per lei. Questo è il karma. Sì, infatti io l'ho detto. Ero pronto a vivere una relazione diversa. Sempre insieme. Anche lei, senza di te. Migliore. Potrai anche essere in futuro, sia con lei o con qualcun'altra.
Prova a andare da Camilla, vai. Mi sento che dentro che ho tanto tanto amore da dare. Io non sono un ragazzo, l'ho anche detto altre volte. Prenditi un cane. Che vuole uscire, vuole stare da solo, vuole stare singolo. Io non mi immagino così. Io mi immagino con una famiglia ed ero pronto ad esserlo con lei. Poverina la prossima, che dovrà pagarle tutte ora. Lei mi dice che vuole viversi un momento da sola. Ovvio. Che vuole stare da sola, perché vuole viversi questo momento senza di me. Ora c'è invece la popolarità. Questa sua, secondo te invece qual è la vera motivazione? Secondo me la vera motivazione è, mi dispiace dirlo, perché va proprio controcorrente al motivo per il quale sei venuta qua. Devo poi mettere in dubbio tante altre cose, mi dispiace farlo, che lei è una persona che io voglio bene, mi dispiace anche parlare male di lei, io non parlerò mai male di lei perché la voglio troppo bene. Bravo. Veramente, e quindi sì, non c'è una persona che io voglio bene più di lei, tranne mia mamma, ma non c'è una persona che io voglio bene di più. A cui? Se adesso se mi chiama c'è un problema, io corro. Certo. Sì, ma dici, nonostante tutto, nonostante sto soffrendo, nonostante lei non mi sta nemmeno rispettando in questo momento, non si sta interessando di me, non mi ha mai chiamato. T'ha lasciato, ma che vuoi sapere ancora? Quando due si lasciano e non si parlano più. Se è stato il suo compleanno, non l'avrei chiamata a mezzanotte alle 23:59, che non si cancella quello che siamo stati, non si può cancellare così. Evidentemente. Senti, tua mamma cosa dice? Delusa. No, ma è dispiaciuta. Mia mamma ha due figli, io e Federico. È molto dispiaciuta di questa cosa. Perché da quando siamo usciti Federica non ha mai più chiamato neanche lei. Vabbè. Non si è fatta sentire più da nessuno. E ti ho detto io il pensiero. Sono scemo io, ma quando due si lasciano, scusate, ma perché devono stare in contatto ancora? Non stare da sola. Non capisco. Ma anche magari dalla persona che ha conosciuto dall'altro lato. So che dopo che ci siamo lasciati dopo due giorni, quindi. Subito lei si sente anche con questa persona. Quindi pensi che la vera motivazione sia questa? Questa è la verità, se la vuole dire la dirà lei. Che è uscita col tentatore. Io penso che se volevi essere libera e basta, eri libera e basta, però dal momento che so che magari ti senti, anche se ti scrivi o ti stai riferendo al singolo, giusto, ragazzo singolo. Con Stefano vuol dire che tu non è che volevi la libertà, ma non volevi stare con me. Me lo volevi dire pure prima di venire. Volevi la libertà con un altro. Tu sei tanto innamorato. Mamma, mi dispiace, amo, ma ci hai dato tanto spilling di cui parlare. Io, la vita senza Federica non me la ricordo. E mi fa strano pensare che ci sarà un. Amore, eravate adolescenti, ci credo, non te lo ricordo perché non l'hai vissuta. Imparerai. Non si cancella, capivi, per me così. Da un giorno all'altro me la sto vivendo male. Io in casa non ci riesco a stare. C'è da sperare che lui non impazzisca e non faccia dei gesti un po' strani, diciamo. Non mi dispiace ovviamente che lui soffra, però se lo doveva aspettare, raga, via. Anzi, ero felice che lei lo guardava. È stato uno shock che sono usciti insieme. E quindi mi piace guardarlo. Oggi non lo faccio più, faccio niente. Senti, cosa ti auguri per te stesso? Di tornare con Federica. Per me stesso io mi auguro che innanzitutto di non cambiare quello che sono. Come? Io hai detto che devi cambiare, che dovrei cambiare. Io sono già cambiato. Ok, perfetto. Di quei problemi che c'erano prima nel rapporto tra me e Federica, che sono stati causati tanto non solo da come sono io, ma da come si è creato il rapporto che mi ha portato ad essere così. Io crescendo con due donne, con mia mamma e con mia nonna, mi sono sempre sentito l'uomo di casa. E conoscendo Federica, che era molto piccola, nel mio cerchio ho inserito pure lei. E quindi per me qualsiasi cosa... Ma è stato lì l'errore. Ma ti pare che esci con una che ha 12 anni? Ho messo pure lei in questo senso di protezione. Dai. Però ho capito che è una cosa sbagliata. Perché tu hai vissuto una separazione importante in passato. Sì. Volevo fare una cosa buona, però in realtà non era così. Ho capito che non era così. Io non ho parlato con nessuno, quindi aprirmi adesso mi fa... Devi parlare. Mi sta riaprendo. Devi parlarne. Adesso, cioè, perché non è passato poco, non è passato un mese.
E però sento dentro le stesse cose che sentivo dopo 3 giorni, dopo 4 giorni. Parlane con uno psicologo, amo, però. Se lei non torna, a me quando passa, non starò bene, magari non ci penserò più. Col tempo. Che non amarla più, per me è una cosa impossibile. Cioè, chi ama, ama sempre. Chi dice no, non l'amo più, per me non l'ha mai amato, veramente. No? E quindi io, nel mio cuore, non posso dire per fede che ci starà sempre. L'amore. Cioè, sono contro di lui, però capirino, poverino. Andare avanti, no? Pensare ad altro, pensare a me. E il mio sogno è sempre quello di stare con una ragazza che mi ami quanto amo io. Che mi voglia bene. Si è rovinato con le sue stesse mani, raga. C'è da dire. Si spera che nella prossima relazione famiglia, abbia imparato un po' qualcosa. Figli, tutto lì. Quello che io oggi desidero e cerco, no? Una ragazza seria. Proteggici la bella. Pensando che bella di tutto. Anche ancora oggi, sono onesto. Quella persona era Federica. Ti auguro di poter ritrovare l'amore. Vabbè, fai entra a Federica che lui ci ha spillato molto te. Vogliamo sapere se sta col tentatore. Vedete che lei parla con i vestiti? Adesso è single, senza Alfonso, e c'è soltanto questa fascetta e si intravede un po' tutto. Adesso molto bene. Ci racconti cosa è successo una volta usciti da Temptation? Vogliamo sapere tutto, raga. Allora, dici, zitti, zitti. Vuol dire che quando arrivo al falò io ero veramente felice di vederlo. Ok. Ovviamente era impossibile che magari mi era indifferente, non potevo mai essermi indifferente. E l'abbiamo visto perché infatti ci abbiamo offeso tutti in quel video. Il problema è che dopo il falò andiamo in camera. Lui la prima cosa che mi dice è che dovevo buttare subito tutti i regali, tutte le cose che comunque riguardavano Stefano, che se ci fosse stato un incontro con tutti i ragazzi anche in gruppo e se ci fosse stato Stefano io non ci sarei potuta andare. Non ti nascondo che questa cosa, visto che comunque uscivo dal percorso, che per me quei giorni veramente mi hanno cambiata. Io l'avevo detto, raga. Erano cambiati, io sono cambiata. Già comunque sentirmi quelle parole già da subito, ti dico la verità, mi hanno fatto un certo effetto. Brava! Per questo. Fatto sta che comunque noi dopo della Sardegna ritorniamo a Napoli e da subito, quindi io non torno a casa nostra. Ok. Torno dai miei genitori perché decido di prendermi una pausa. Anche se questa pausa non è mai stata comunque rispettata, perché noi nel frattempo ci siamo visti, ci siamo incontrati, lui voleva vedermi, mi chiamava, non mi sentivo comunque di dirgli di no e ovviamente aveva bisogno anche lui delle spiegazioni e delle risposte da me. L'unica cosa che ogni volta che ci incontravamo ovviamente era sempre una discussione. Io ho capito che comunque lui il percorso che io ho fatto non l'aveva realmente superato. Comunque lui non ha superato proprio il mio avvicinamento ad un'altra persona. Te l'ho detto, ti ha chiamato per quello. Stai riferendo al ragazzo single, sì, Stefano. Sì, Stefano, certo. Io ho sempre ragione, ma com'è possibile? Quelle litigate del percorso, ma siamo andati anche su altri discorsi vecchi. Quindi ritornavamo di nuovo sempre sulle stesse dinamiche. Quindi hai notato fin da subito i suoi non cambiamenti. Ma sveglia! Sicuramente lui dice che non gli ho dato la possibilità di riprovare. Sì, abbiamo sempre discusso, ma non è che io sono tornata a casa e ci siamo dati una possibilità. Perché io non ero pronta a ritornare. Cioè, a me comunque mi veniva l'ansia soltanto il pensiero di dover ritornare di cattivo umore, di ritornare ad avere sempre le stesse. Ma ci credo, ma uno che ti dice appena spente le telecamere, butta via tutto quello che ti ha dato lui, te non esci con tutti quei ragazzi. Comunque mi sono anche resa conto che tornando a casa non ho provato la mancanza che comunque dovevo provare nella normalità. Perché hai assaggiato la libertà, amore. Sono stata male per questo, perché ovviamente io non speravo in questo, speravo in un altro fine. La mia responsabilità, dovevo essere sincera, in primis con me stessa, ascoltarmi,
avere il coraggio. È stato un cambiamento forte. Che shock, ragazzi. Ed essere sincera con lui e dirglielo. Che shock. Nel frattempo sono sincera anche nel dire che io a Stefano l'ho sentito da subito, come ho sentito anche tutti i ragazzi ovviamente. Dal momento in cui io chiudo la relazione, perché l'hanno vista a Milano, sono io a decidere di, dopo di prendermi questa pausa, dire ok, non mi sento pronta di continuare. Dopo ciò io diciamo che mi inizio a sentire diversamente con Stefano, nel senso che comunque lui è una persona molto matura e mi sta aiutando anche a pensare. Che plot twist assurdo, raga, però! Non ho problemi anche se io devo andare a fare una serata in discoteca. Ci stiamo conoscendo, mi quindi questo non lo nascondo. Quanto ti senti cambiata? Tanto. E ci credo, hai fatto un plot twist assurdo, ma chi se l'aspettava? Non ti davo un euro dopo il falò? Oggi? Sì. Ti senti ancora un po' innamorata di Alfonso? Filippo, basta. Allora, su questo devo essere sincera, non credo di essere innamorata, perché altrimenti adesso stavo qui con lui. Sicuramente Alfonso per me è stata una persona molto importante, resterà tale per sempre, però non credo di essere che innamorata. Che shock! Finirà male tra loro. In questo momento saresti stata con Alfonso? No, a prescindere da Stefano. Vengo in primis io. Massacrato per sempre, forever. Stefano, anche diventiamo una coppia, a prescindere da Stefano, deve essere per me ad oggi un di più, perché in primis vengo io, quindi ha imparato. Brava cosa lo sapevo. A Federica, la felicità di ascoltarla, di rispettarla sempre, di essere sempre, e di farsi quel bonazzo di Stefano, di pensare sempre con la sua testa. Brava, che hai imparato, brava! Non ti do la corona perché non te la meriti, però bravissima! Mirko, vi ricordate, al termine della loro esperienza, Mirko aveva deciso di porre fine alla sua storia d'amore con Giulia, che durava... Madonna, ragazzi, chi è? Mirko e Giulia. Oh mamma, io sono ancora scioccato! Prima di scoprire gli sviluppi, fanno troppo veloce! Ripetiamo brevemente loro. Ah, meno male, chi se ne frega, c'è il riassunto, quindi possiamo parlare un attimo prima di parlare di Mirko e Giulia. Alfonso e Federica, io lo sapevo. Federica ha visto che non mi dà mai retta, ma lo sapevo. Lui non è cambiato, non era cambiato, ma te in realtà sì che eri cambiata. E quindi è normale. Ora, io non ho capito lui, ma allora, quando gli uomini fanno finta di cambiare, almeno un mese, ci riescono a far finta di tutto. Questo no, appena si spengono le telecamere, rifà il padre padrone, te non vai lì, te non fai quello, togli quello, butta via quell'altri. Amo, cioè avevi fatto cascare le persone, ma io non ci sono cascato. E ora andiamo a vedere se Mirko e Giulia, che si erano lasciati, e Mirko era uscito tra le altre cose con la tentatrice, guardiamo che fine hanno fatto. Ma ti muovi? È da solo? Aspetta, zitti! Grazie. Allora, Mirko, tu sei venuto a Temptation Island con Giulia. 9 anni. Ah, bello e bello, raga, eh. Comunque, nel caso in cui non tu fossi più nemmeno con la tentatrice, io sto ristrutturando casa in Toscana. Siamo abbastanza vicini. Alessia. Marco, non è vero, ti amo. È qui con te. È qui con me, sì. La facciamo entrare? No, ma come? È con lui. Lei parla bene, quindi dai, devo parlare io, abbiamo capito questo. E l'altra starà soffrendo come un cane, poverina. Siamo felici, io sto molto bene, abbiamo iniziato a conoscerci davvero anche fuori. E sappiamo tutti cosa significa. Ho il suo numero a memoria quando ho potuto, e poi perché lui ha la memoria è un pesce rosso. E poi niente, abbiamo iniziato a sentirci. Ma poi ti sei trasferita a casa sua? Facciamo videochiamate di ore, abbiamo detto ok, magari cerchiamo di vederci. Ma perché lei di dov'è? E lui è venuto da me. No, è venuto lui da te? Da me. Ah, sì. Ok. Non si poteva ancora. E ok, quindi mi racconterai perché non si poteva. Sì, chiaro. Vabbè, comunque è semplice. Allora, è iniziato a venire lui, è venuto
tre volte in totale in questo periodo. A lei non poteva andare da lui perché quell'altro non se ne va di casa. Siamo benissimo. Vero. Non gli manca niente. Lo sapevo. Per me vale tanto. È una persona preziosa. E io ci tengo tantissimo. Prenderà una cantonata anche te, amore, perché questo si è appena lasciato dopo 9 anni di relazione e si ributta a capofitto in un'altra relazione subito. Così. E com'è Mirko? Mirko, invece tu ti stai emozionando? No, sentirlo. Non parla mai. Tanto che ci sia anche un domani insieme a lei. Perché mi ha fatto riscoprire emozioni che purtroppo erano state chiuse, nascoste. Vabbè, buon per loro. No. Scusa, proprio, mi devo controllare ogni tanto se ho qualche cisco. Per me c'è un bel sentimento, bello, vero? Oddio, se sono fatti il tatuaggio in Sam, io voglio. Cioè, voglio fare le cose con calma, non voglio avere la fretta, perché ho paura di sciupare quello che si può creare. Lei la vedo... Ma vedi, duore! Proprio donna con la D maiuscola. Ok. E questo a me mi fa sentire... Bella e carina Anna Pepe, eh? Cioè, veramente bene. Cioè, averla accanto è un valore in più. Senti, hai conosciuto anche i suoi? Mia mamma e mia sorella, le mie coinquiline. sì, lo adorano, ovviamente. Ah, senti, facciamo un passo indietro. Vai. Cos'è che ti ha fatto avvicinare ad Alessia? Allora, non... Ti sembra proprio una brava ragazza, aspetta, mi piace. Perché, no, puoi anche dirlo. Inizialmente... No, ma non vorrei che fosse... Certo. Non è la cosa basato, primaria. Tutto su quello, perché certo. Non gli piace di niente, però... non gli manca niente. Certo. Mi hai aperto un mondo nuovo. Cioè, potevo parlare liberamente, ero tranquillo. E dire cose che comunque avevo dentro. Cioè, è lei che mi ha dato questa sensazione di leggerezza. E da lì, giorno dopo giorno... Come si chiama lei? È scoccato qualcosa. Non avrei mai pensato a una cosa del genere. Mai. Io posso dire. Non l'ho previsto proprio. Sono rientrato lì dentro con un altro pensiero. Mai avrei pensato di uscire separato e tutto. Cioè, vabbè, è durata un po' la separazione perché ti sei già rimesso con un'altra. Senti, però... io purtroppo, anche se c'è Alessia, devo farti la domanda. Cioè, nel senso, hai... risentito Giulia? Sì. Ci siamo la devo fare questa domanda. No, ci siamo rivisti una volta e comunque più o meno tutti i giorni ci sentiamo. E doveva riprendere le ossa. Lei ha riprovato comunque a riallacciare un po' il rapporto, però da parte mia non c'è più quel... L'altra starà soffrendo, ragazzi, in un modo... Non so se del percorso, perché ho conosciuto lei... Perché hai conosciuto lei? Non so, ho sentito più che il mio sentimento era proprio... Scemato. Sì. Tu hai avuto paura che lui potesse recuperare la storia? Allora, se devo basarmi su come stavamo insieme e tutto, no. Perché comunque stiamo talmente bene che dici... No. Però io in generale sono sempre... Sì, ho un po' paura di dire qualche cosa. Vabbè, è normale, hanno vanni. Ti leghi con qualcuno e non te lo aspettavi, e è tanto che, insomma, non ti leghi con qualcuno così, dici, occhio. Perché una cosa che ho sentito dal primo momento con lui è che mi sono fidata. E io non mi fido mai. E non l'ho nemmeno ragionata questa cosa. E questa cosa a me fa... Insomma, la sento proprio, ok? Perché carina, soffrirai moltissimo. Non sbagliare. Però sì, ho temuto, comunque è normale che un po'... sono 9 anni, che effetto ti può fare una persona? Però siamo qua, quindi... Vabbè, speriamo, dai! Per il verso giusto. Senti, torniamo un po' al discorso di prima. Perché non sei andata ad Arezzo? Allora. Domanda tosta. Allora, non sono potuta andare ad Arezzo fino ad oggi a casa sua, perché lei ha ancora comunque i suoi effetti personali in casa. Lo sapevo.
e non li prende. Anche le chiavi di casa sua. All'inizio è chiaro che entri un po' in punta di piedi nella sua vita, perché ti rendi conto della circostanza, certo, che per quanto può essere finita, è finita, certo, in una... Metti caso che lei rientra in quella casa, veloce, e trova loro, cioè, due. C'è bisogno di qualche chiarimento in più. Che hanno avuto. E però sai, dopo un mese, siamo quasi a un mese e mezzo, magari le chiavi di casa si potrebbero restituire. Beh, effettivamente, penso. Soprattutto le tue ossa le devi riprendere. Io penso che sia un modo per ostacolare un po' questa conoscenza. Sicuro, sì. Che ci sta, però, sempre fino a un certo punto. Cambia la serratura. Questa è una cosa che... Cioè, se c'è una cosa per la quale possiamo discutere è che, secondo me, lui è veramente troppo buono. Anche quando non dovrebbe, secondo me. Gravi mancanze durante la tua storia con Giulia. Con Giulia è che mi è mancato parecchio affetto, parecchio, perché io sono Giulia è la strega di Biancaneve, praticamente. E se vedo che dall'altra parte non ce l'ho, è dura. Dura andare avanti. Che sono una persona con colore e tutto. Sì, ma perché non gli hai ripreso le chiavi e non l'ha fatta, non gli ha buttato fuori tutte le sue? Se avesse trovato nella singola Alessia quella serenità di cui sentiva il bisogno, vediamo ora com'è lo stato d'animo di Giulia. Io voglio vedere lei. Mamma, chissà quante ne ha da dire! Ah, intanto è sola. Beh, al mio ritorno io mi sono presa una settimana per stare con la mia famiglia, perché comunque ero ancora un po' scombussolata dal tutto. E non hai preso ancora le tue cose? Mirko per circa una settimana. Ah, poi vi siete sentiti? Sì, poi noi ci siamo sentiti, ci siamo visti. Okay. Abbiamo parlato e lui mi diceva che aveva questo vuoto, si sentiva vuoto. E io ho saputo però, parlando con lui, che appunto dopo il falò ha visto la single e ha dormito con la single. Quindi per me anche quella è stata una risposta, perché le parole del falò, che lui mi dice che era innamorato ma non era felice, non mi tornavano, perché comunque tu mi dici sei innamorato subito, ma non la prima sei felice, sera, non vai a dormire con un'altra ragazza subito dopo 9 anni di relazione. Quindi anche questa è stata una risposta in più, perché avrei preferito che lui si presentasse quella sera accanto a me con quel coraggio di dirmi: Giulia, io non ti amo più, non sono più innamorato, ho conosciuto un'altra persona che comunque mi dà delle mancanze, non mi dà le mancanze che mi davi tu. Ultimamente sì, nell'ultimo anno e mezzo. Avrei preferito questo. Volevo davvero che mi dicesse la verità, perché forse me lo meritavo anche dopo 9 anni. Ha ragione, dai. Ma in questo mese tu hai provato a recuperare il rapporto con lui? Ho provato a recuperare il rapporto, perché io, quando comunque ci siamo rivisti per parlare, ho cercato, come ho detto al falò, di fargli capire i miei cambiamenti, perché io davvero ho fatto questo percorso. Ha preso la patente? Capire dove sbagliavo, perché comunque si stava facendo una storia lì dentro, mentre io ho capito cambiare per la persona che amo. E lui comunque non mi ha dato proprio l'opportunità di no, è con quell'altra al di fuori del programma. Hai detto che amo. Perché l'amore non passa. Madonna, lei è uguale alla mia amica toscana, uguale. È impossibile. Fisicamente. Cioè, io fino a un mese fa ho detto che comunque sarei uscita con lui da lì dentro. Sono tornata e ci avrei provato. Quindi ancora l'amore c'è. E quindi è per quello che non te ne vai, Giulia, in casa. Dentro di te? Dentro di me ho sentito, cioè ci sono delle giornate comunque sento un vuoto, però non so se quel vuoto era un'abitudine, però il vuoto forse è anche poverina. Tutte le cose che mi ha fatto vedere e mi ha fatto capire, forse anche un po' quello il vuoto, me l'ha lasciato proprio lui questo. E poi ricordiamoci che hanno rivisto tutte le puntate a casa, cioè, in televisione, anche loro. Perché vedere tramite uno schermo certe cose, non poter fare niente, ti senti veramente impotente, però io mi sono rialzata. Cioè io, cioè delle giornate ovviamente non sono tutte uguali, cioè giornate soffro di più, giornate di meno, però comunque ho delle persone accanto a casa che mi vogliono bene e quindi grazie anche a loro che riesco a sorridere ancora. No, la presa sta facendo. Secondo te la vostra è una rottura definitiva? Sì, sì, perché io non posso accettare, riaccettare nella vita una persona. Vabbè, almeno che appunto dopo 9 anni mi dice che è innamorato ma non è felice e dopo un'ora va a dormire con un'altra ragazza. Non potrei accettarlo. Brava. Cioè, la mia dignità dove sarebbe? Brava. Quindi tu hai portato via tutte le cose da casa? Sto finendo di portarle via. Sì, 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 perché comunque ho molte cose. Sì. Ci tenevo a precisare una cosa, perché
come spilla. Sono entrata lì dentro, lui mi ha fatto passare per quella che comunque non lavora, che mi mantiene lui. Io preciso che ho sempre lavorato, da marzo adesso non ho avuto un contratto di lavoro perché sto cercando di fare una cosa per conto mio, quindi è un progetto mio che sto cercando di portare avanti. Adesso mi concentrerò appunto proprio sulla mia vita personale. Sul voglio vedere che è, se è che vuole diventare influencer o aprire un e-commerce. Secondo te cos'è? Allora, io penso che comunque Mirko è entrato dentro il villaggio anche lui molto colmo di tutto ciò che abbiamo passato. Comunque mi sembra una ragazza con la testa, non mi sembra una stupida. Quindi brava, sono contenta per lui se brava. La sua relazione andrà avanti, perché comunque se fosse una che magari non ha contenuti mi avrebbe anche, cioè mi sarebbe dispiaciuto di più. Invece l'ho vista una ragazza con la testa, intelligente, me l'ha comunque confermato lui, quindi... Brava, ma Giulia, brava. Stai dicendo che fa onore. Infatti. La colpa lei non la posso dare. I sentimenti erano di Mirko, non della ragazza. Era lui che doveva ragionare su di me, non lei. Bravona, brava. Insomma, complimenti. Bisogna vedere poi se è vero o se lo dice solo per le telecamere. Io penso di aver dato tutto, fatto tutto. E più di così non posso fare. Brava, Giulia. Tanta serenità che aveva perso negli ultimi anni, proprio questo sorriso che hai visto tu adesso. Brava! Ok, dai, tutto è bene perché finisce bene anche se finisce male. Da uno dei viaggi nei sentimenti tra i più turbolenti di questa edizione, Anna ed Alfred. Madonna, Anna e Alfred, me ne ero scordato! Loro saranno lasciati, sappiatelo, ma mi hanno riferito che probabilmente sono tornati insieme. Se sono tornati insieme, Anna, ma proprio nulla. Come stai? Senti, tu dopo il fallo di confronto avevi scelto di incontrare Sofia, la ragazza single, sì. E oggi mi fa strano non vederti qui con lei. Cosa è successo? Beh, praticamente è successo che ci siamo visti e... Hanno consumato e poi l'ha mollato. Ho scattato quello che mi aspettavo, insomma, dopo che ci siamo visti le ho riscritto. Perché comunque ero sparito, nel senso, cioè, non mi ero fatto più sentire. E praticamente ho detto la verità, che comunque io sono entrato nel programma con delle problematiche e ritrovarmi poi dopo a raffrontare un'altra relazione era come, insomma, una cosa forzata. Ecco, non ho voluto... Ragazzi, quanto li conosco, insomma, i miei polli! Ho bisogno del tempo. Il tempo per me stesso, ho bisogno di capire quello che voglio. Quindi la storia con Sofia chiusa. Una volta e via, vedrai, ma si sapeva. Dai, via. Chiusto. Vissuto, sì. No? Quindi per questo. Ho visto anche Anna. E tre volte. Tre volte. Una per darci le cose, due, insomma, abbiamo un po' discusso. Io gli ho chiesto scusa di nuovo per tutto quello che è successo. E ho capito, ho preso un ci fa lo scherzo con lei, che è la stessa cosa, non prenderla in giro, e perché lei si merita tutto il bene in questo mondo. Okay, hai incontrato i genitori di lei, no? Io ho scritto e ho chiesto scusa nuovamente anche a loro. T'hanno offeso, quindi, spero. Scusa, ma sono un po' teso adesso, insomma, ci credo. Ma quando vi siete visti con Anna, su cosa avete discusso? Ma Filippo, mi dispiace che mi ha fatto un po' passare, magari, cioè lei mi ha aiutato, io non nego questo, però magari ha un po' accentuato troppo la cosa, e a me dispiace tanto per quello che hanno discusso, perché lei l'ha fatto passare per un poraccio, per le parole. Responsabilità. Ho imparato, insomma, per poter dare alla persona che mi sta a fianco, insomma. Amore, ma non è quello, ma se ti vai divertire, andavi a palo in frasca, ma va benissimo, ma non c'è bisogno di dire, da conoscere me stesso, mi voglio divertire, punto. Hai mai pensato di poter tornare con Anna? Se uno ha i sentimenti non faceva quelle cose, capito? Quindi bravo. No, perché comunque ci facevamo del male tutti. Bravo, finalmente, cavolo, bravo. E secondo te Anna sarebbe voluta tornare con te? Sì. Ma se lui glielo avesse chiesto, conoscendola, no.
Come sei cambiato dopo Temptation Island? Magari a fare scelte più... C'ha molte più ragazze adesso. Magari, e pensare anche che le cose che fai potrebbero ferire altre persone. Buongiorno, è la base del comportamento umano, scusami. Mi è dispiaciuto, perché comunque Anna era la mia fidanzata. Non sono un mostro, capito? Sono solo un ragazzo che ora ha capito che ha sbagliato e che deve maturare per dare alle altre persone il bene che devono ricevere, capito? Cosa auguri ad Anna? Tutto il bene in questo mondo. E a te stesso? A me stesso anche. E tante ragazze per me. Perché in realtà sembra esserci un'altra versione alla ragione per cui la scintilla che c'è stata tra Alfred e conoscenza approfondita. Ed è la versione di Sofia. No, ma cosa mi stai a dire? Zitti! C'è anche Sofia! Morta, ma che shock! Difficile. Innanzitutto, come stai? Sto. Temptation Island hai avuto la possibilità di conoscere Alfred. Sembrava che tra di voi le cose stessero andando bene. Tant'è che insieme. Vi siete anche dati un bacio. Mm-hmm. E ad oggi sei qui sola. Appunto. Sono qua da sola perché è stata una sua scelta. Perché nonostante quello che c'è stato fuori, nonostante quello che ci siamo detti, promessi, ma che c'è stato fuori? Presi, ci siamo visti da me, siamo stati insieme, anche in intimità e tutto, ha deciso di sminuire e minimizzare il tutto per tenere il piede in due staff. Te l'avevo detto! Se sono arrivata da un bacio davanti a tutta Italia, una persona, è perché ci avevo visto qualcosa di bello, no? Se no avrei evitato. E invece aveva ragione Anna. Brutto dire, ma è così. Oh, e lo sapevo. Una persona che già la sera stessa che siamo usciti in hotel mi ha detto: ah, ma perché non dormiamo insieme? E io ho detto: Alfred, se sei lasciato 10 minuti fa, vuoi dare un valore a quello che vuoi fare con me? No, lo sapevo! Passa una storia che ha appena concluso in questa maniera a volere stare a letto con me. Cioè, amo, e vuole solo quello. Una persona. Per lui mi sono resa conto che è come, non so, una partita a carte, tratta le persone come gli oggetti ed è bruttissimo. Siamo visti anche a casa mia e ha fatto la stessa cosa. È venuto su quando voleva, dopo 2 volte che mi ha dato pacco, quando voleva, come voleva, alle 2:30 di notte, io ho la febbre. Ha detto: sono a Milano a sorpresa, ho cercato di fare il weekend migliore che potessi, ho preso l'hotel, ho fatto aprire una palestra in privato perché nessuno ci poteva vedere da soli, solo per stare insieme e passare un weekend insieme, colazioni, ho fatto tutto quello che potevo fare una persona che vuole dimostrarti che ci tiene a te. No, è tornato giù a Perugia. Io devo chiamare la Neuro. Così. Devo chiamare la Neuro! Neuro! Mi devi venire a riprendere perché io non ci sto a capire nulla, sto impazzendo. E mi sono resa conto che quello che diceva Anna, che è una persona che usa gli altri, che non ha la minima coscienza rispetto. È vero, sì! Insieme a Parigi. Si parlava di New York, ho preso i biglietti per andare a New York e fargli la sorpresa. Sì, perché mi ha detto. Ma parlavate di quello fino a quando gliela davi, ora è brutto da dire, però si sa che lui voleva quello. Una come te, è quello che ho sempre voluto, mi spero a fare meglio. Ma abbracciava, gli occhi erano veri, non è che le cose me sono sognate. Perché questo cambiamento così repentino? Perché ben c'è già stato. E l'ho capito, noi ci siamo sentiti fino a ieri. Due staffe che vuol dire? Me ed Anna. Io sono qua da sola, nonostante fino a ieri noi ci siamo sentiti per telefono e per messaggi. Non mi poteva portare, perché lui voleva tenere me buona, come pagliaccetto da tenere in caso B. E Anna, che nonostante lui dicesse no, io con Anna non ci tornerò mai, eccetera, mi ha sempre confessato, e cioè messaggi, che Anna gli diceva che se lui avesse ammesso pubblicamente che io fossi stata la serata passionale di una notte, che io ero il giochino che aveva perso la testa ma era pronta a rinnegare tutto, lei sarebbe tornata con lui. Io sti messaggi ve l'avevo detto. Non sono mica matta. Lui ti ha detto, ecco, che Anna sarebbe tornata con lui. Anna sarebbe tornata. Ve l'avevo detto. No, raga, qui la Neuro c'è da chiamarla, ma per loro. Ma è pronto, ambulanza? Che? Ma cazzo, serve un'ambulanza a Temptation Island perché Anna è impazzita. Sei venuto a letto con una persona che ti ha detto che fuori di strada, se non fossi sicuro dei miei sentimenti per te. Filippo, l'ho guardato negli occhi, tu sei sicuro? Sì. Ha fatto male. Perché lui, mentitore seriale. Non mi piace manco fammi. E vi dirò di più, ha mentito anche lì, ecco perché era nervoso. Perché in realtà, secondo me, di nascosto si vede con Anna. No, ti vedo. Te lo dico io, solo che Anna gli ha detto: nascondiamoci, non lo dire perché sennò ci passo male. Date retta a Cristianuccio, che non ho mai sbagliato. Ma io lo fa il biglietto, a Parigi insieme, a New York c'ho il biglietto a casa. Ma che me ne sogno queste cose? E io ho deciso di non portarmi, ho detto: sei anche rispettoso, perché sei uscito fuori dal programma da me, con me.
Ma che fai? Ti ha mai detto chiaramente cosa provava per te? Certo, che ero la donna della sua vita, che voleva costruire un futuro con me, che ci stavo frequentando, che voleva conoscere, presentare la mia famiglia, sì, che non sarebbe mai più tornato con Anna. Io me le ricordo queste cose. E questo fino a ieri mattina alle 10:11. E non mi porti manco qua, non ti presenti come che siamo usciti insieme. Cosa ti ha detto ieri precisamente? Perché ora sono curioso. Guarda, ho deciso di presentarmi da solo perché ci siamo visti troppo poco e sentiti troppo poco. Non c'è stato un giorno, te lo giuro, su mia nonna, che è l'unico parente che ho, che non l'ho sentito, non l'ho videochiamato e non gli ho scritto. Un falso, un truffaldino, un bugiardo, un manipolatore, targira le cose, ti fa passare per scema. Che io chiedevo le telefonate tante volte, dico, ma mi sono rintontita io? Poi leggo i messaggi, ma questo mi sta proprio per il culo. Le volte che mi ha detto sei importante, andiamo di qua a scoprire il mondo. Ma ragazzi, allora, io ho sempre ragione. Quando ho detto all'inizio di questo Temptation che lui era uno dei peggio. Mamma mia, ma perché non mi sbaglio mai? È impossibile. Ti tengo la mano dove non arrivi tu e Cristo mi va a fare sto casino. Ah, sfruttava anche lei che so. Tanta complicità. E tu me esci? Ogni 3x2 mi cambi versione, voglio stare con te, no sono confuso, no sto andando a psicologo, no come stai, no ti penso, no mi manchi, previsto che belli che siamo in puntata, e però no ci ho ripensato, no. Ma che c'è dentro la testa? Ma vuoi far pace col cervello? Ma davanti a te c'è un attino. Tutte promesse e manco c'hai le 25 anni uomo da presentarti qua con me. Noi ci siamo sentiti fino a ieri, perché? Perché ovviamente non potete, come faceva a tenere il giochino con sulle scarpe, Anna e me. Io scioccato, raga! Oh mio Dio, che finale assurdo! Ti auguro il meglio e ti abbraccio. Giusto un attimino per essere più forte di prima, ecco. Allora, raga, mi dà vibes di falsità. Lei e Alfred riescono insieme di nascosto, ve lo dico io. Ve lo dico io. Ci siamo visti un paio di volte. E una delle volte in cui ci siamo visti, lui mi ha confessato di aver visto la single e è stato un po' un strano, nel senso che comunque... Strano, ma che ti aspettavi? Ma qui c'è da chiamarla l'euro davvero un'altra volta, raga, per Anna, perché è impossibile, tanto ormai c'ho il numero nei preferiti. Pronto, l'euro? Solo che probabilmente non ti vedo, vai a Temptation Island, che Anna è impazzita. Scusa, subito. E per appunto il bacio e tante altre cose. La sua frase è stata: io ho sbagliato, però tu hai fatto peggio. E quando io dico che c'è stato il momento in cui l'ho ospitato a casa mia, che magari anche solo il momento in cui ho prestato la macchina a lui, eccetera, cioè non era assolutamente un motivo per umiliarlo, semplicemente esce, diciamo, questa lista di spesa di tutte le cose che io avevo fatto per lui, semplicemente perché dice alla single: se io, se a me in una relazione non manca niente, non cerco altrove. Vabbè, ma non ti devi giustificare di questo, ci mancherebbe altro. Ad esempio, un'altra cosa, la mia famiglia viene a conoscenza di tutte le cose che a me sono accadute in 2 anni per la prima volta in televisione. Quindi non c'è mai stato nessun ricatto morale, nel senso, io non è che quando litigavo con Alfred dicevo ma come fai a farmi questo dopo che la mia famiglia ti ha fatto quest'altro? No, tu stai con me, non stai con la mia famiglia. Ovviamente arrivo su un programma televisivo, tu sai che la mia famiglia lo vedrà, non sa niente di tutto quello che è successo, è normale che ti dico, ma non ti vergogni che c'è la mia famiglia che ti guarda? Sì. È in questo momento che io tiro in causa la mia famiglia. E poi certo, mi dici che... Ma sputtane da tutti, Alfred, ma mi esce a pezzi! Questo te l'ha detto prima di entrare a Temptation? Sì, prima di entrare a Temptation, lui mi dice, a settembre andiamo a convivere. Io ho tanti progetti insieme a te. Sì, così gli pagavi l'ASA ancora. E che fai? Lo fai per ringraziare la mia famiglia? Anche perché... Senti, torniamo un attimino indietro. Sì. Prima hai detto che Alfred si è incontrato con la ragazza single. Sì. Che cosa ti ha raccontato di questo incontro? Oh, perché ora di loro? Filippo sa niente, tutto. Mi ha detto che lui è stato, mi sa, un weekend, pochi giorni. Sono stati a Milano e si sono allenati. Cioè, ho detto io, in che senso? Boh, non lo so, probabilmente perché io capisco purtroppo i valori della ragazza,
li capisco. Quindi probabilmente lei punta tanto al lato estetico, cioè normale che io vedo una persona finalmente senza telecamere dopo tanto tempo, dico vabbè andiamoci ad allenare, mi sembra strano, però vabbè, mi ha detto che si sono allenati, che non hanno dormito insieme. Amo, ma che? Perché non lo so, Filippo, ti prego, dille la verità, dico, per favore, questa passione, dove è finita questa passione? Ma te ci credi? Quello che a me dà fastidio è che tu torni a casa mia, mi dici, Anna, io ho visto la single, però andando da lei ho capito di volere te. No. No. Cioè, tu non è che capisci di volere me dopo 2 anni di relazione vedendoti con una persona. Cioè, se tu vuoi stare insieme a me, lo capisci insieme a me, non con una terza persona. Quindi, anche io quello... Lì sicuramente ma lei che crede a tutto, ma che boccalone sei? Sei tornato con te? Sì. Sì, sì, no, sì. Lui sì. Sì, sì. Anche qui io dico, ma scusami, sul tronco mi dici che non mi ami più da tempo? Lui ti ha detto di essere ancora innamorato di te? Sì. Sì? Però, cioè, comunque nel momento in cui lui mi dice, anche solo, io andando da lei ho capito di volere te, io ho detto semplicemente la porta è quella, per me puoi andare via. E lui mi fa, non apprezzi la sincerità. Ma che sincerità? Ma che sincerità? Allora, ti chiedo. Sì. Ci credi? Lui dice che sarebbe tornato con te. Mm. Tu? Io... Sì. Io e qui è una bella domanda, perché i sentimenti non è che, almeno per me, non vanno, esatto, non svaniscono. E sicuramente per tutto l'amore che io provo ci sarei ritornata. Ancora non mi vedo. Avrei accettato anche questa volta il bacio, qualora lui mi avesse fuori dimostrato hanno fatto il pentimento, qualunque cosa, probabilmente, però il mio cuore l'ha accettato, forse, quello che lui mi ha fatto. Non l'ho perdonato. Perché non sai la verità. Però ad oggi non posso essere cuore. Cioè io ad oggi posso essere solo testa. Io comunque ho un orgoglio. Anna, parla con Sofia, vai, fatti di delle osine. L'ultimo falò. Te lo ricordi? No. Mi ha detto, non ti ricordi nulla. Da oggi in poi dovrò mettere davanti a tutti me stessa e volermi, esatto, più bene. Esatto. Questa frase me la ricordo. Sì. Io ad oggi, anche se volessi, domani mi sveglio pazza, decido, ok, perdono Alfred. Non ci riesco, per me è un atto di coraggio perdonarlo. Cioè, ma non lo devi perdonare, ma perché te non sai nemmeno un terzo del... Cioè, ad oggi, no, forse, come ci ho detto, sì, fa, sai solo nemmeno un terzo delle cose, senti, che ha fatto in realtà con la tentatrice. Alfred e Sofia, Filippo, è stato solamente un fuoco di paglia? Bravo, oppure Filippo. Andranno avanti. Quella ragazza è solo una delle tante. Farà solo numero. Ma non perché io voglia svalutare lei, perché a questo ci pensa lei stessa. Perché conosco lui e... I suoi comportamenti? Sì. Anche perché, Filippo, tu non puoi. Su che base conosci una ragazza in quel modo? Ma che tipo di... Amore, il programma che ha fatto quelle così. Quelle conoscenze che tu fai davvero in una serata, magari in discoteca, parli con una ragazza. Io non ho visto contenuti. Quindi non pensi che lui abbia baciato Sofia perché ha trovato in lei qualcosa che tu non avevi? Non è per questo. No. No. Continua a essere convinta, brava, brava. Siamo due ragazze, credo di essere a quel livello lì. Cioè, io penso di essere una donna, lei probabilmente, abbiamo la stessa età. È sempre donna, però semplicemente è diversa da me. No, assolutamente. Cosa ti auguri per il tuo futuro, Anna? Ad oggi non so cosa mi aspetto dal domani. Che ci resta insieme, sta una boccalona. Non lo so. Però so solo una cosa. Che probabilmente quello che mi auguro... Vai. E di non amare più per due, questo sì. Meno male. E Antonio. Alla fine del loro percorso entrambi avevano deciso di tornare a casa separati. Mamma, che shock, ragazzi. Alfred è morto praticamente. È stato fatto fuori da tutti. Guardiamo Titti e Antonio. Speriamo si siano ancora lasciati e che non siano tornati insieme. Quest'anno è un spicinio. Ad interrompere la loro storia d'amore. Siete pronti a scoprire cos'è accaduto ad un mese da quella decisione? Melodie, un melodì. Un melodì, Filippo, che oggi di shock ne ho avuti anche troppi.
No, pubblicità, vabbè, meno male, noi ci riprendiamo un attimo, anche perché sto ancora pensando ad Anna, Alfred e Sofia, tre persone diverse, tre storie diverse. Mi è dispiaciuto il fatto che Anna abbia, diciamo, sprecato molto tempo a parlare male della tentatrice piuttosto che del suo fidanzato, traditore e mentiroso, e questo mi fa pensare che molto probabilmente ha ragione Sofia. Io credo alla versione di Sofia tra tutte e tre le versioni dette, e ho anche il sentore che Alfred e Anna in realtà segretamente si vedono o comunque stanno provando a restare insieme. Non lo so, spero di sbagliarmi, ma non mi è piaciuta molto Anna. Meno male, brava Titi, io sapevo che guardavi i miei video e che volevi che la corona rimanesse a te. Meno male, sei single, brava, brava. Dovrai tipo condividerla con la tentatrice Sofia di prima, te lo dico, però brava. Il programma non mi ha dato né un messaggio né una chiamata, perché comunque penso che dopo tre anni da persone mature almeno un confronto lo potevamo avere. Ancora, fatto male un anno, un altro. E io con lui mi sono sentita una sola volta per sapere delle mie valigie, che fine dovevano fare, perché a casa non ci voleva andare, ti dico la verità. E quindi volevo sapere, però lui senza dire né A né B, le valigie te le porto lì, te le porto da tua zia e basta. E le ha portate? Senza dire, sì, io non c'ero. Lui senza dire vieni a casa, vieni a prendere le tue cose. Vabbè, perché te lo davi? Così, niente. Eravate lasciate. È stato me ne freghista anche sul fatto che lui sapeva bene che io quando uscivo dal programma dovevo iniziare da zero. Cioè dovevo ricominciare tutta una vita nuova. Sarò cattivo, me ne freghista. Titi, come tutta la vostra relazione si è comportato com'era. Ecco, non mi merita proprio. Quello che penso di lui... Lì dentro con l'inganno, ti dico la verità. Perché ti va a lasciare? Perché se era come diceva lui, che lui mi ha detto: noi andiamo perché comunque tu sei gelosa, tu sei possessiva. È vero, ma non perché voglio fare la vittima. Perché in tre anni penso che qualche sbaglio l'ho fatto anche io, no? Vabbè, sei la vittima l'altro. Della coppia comunque. Però non meritavo tutto questo. Quindi lui mi ha portato lì dentro perché mi voleva lasciare, non perché ero gelosa, e quindi certo. Tante volte le colpe che mi dava a dire lui si è arrabbiato perché io forse ho esagerato nel modo in cui ho detto una cosa, invece no, sarò cattivo. Per quello che ho fatto per lui non meritavo di essere trattata così. Tu sei entrata qui con una proposta di matrimonio, ti sei salvata, te lo posso dire, e ti sei salvata anche quel dito da farlo diventare verde. Sì, ma ha mandato lui tutto all'aria per... Cosa hai trovato? Io stavo male, fino ai primi giorni non riuscivo, svegliarmi, tutto questo insomma, e quindi stavo male. Qual è la cosa che ti ha più deluso di... Tutto sei stata presa in giro per tre anni praticamente, se che non mi ha mai amato. C'è un'altra ragazza, arrivava a farlo e diceva io non sto provando interesse, non ti amo più, io la apprezzavo di più. Ma lui ha detto cose pesanti su di me. Cioè, una ragazza, tu dici lei è 100, la mia fidanzata è 0. Penso che ti rimetterai la vergogna pure tu per metterti una donna che vale 0 accanto. Brava. Quindi, poi su di lui non ho niente da dire perché si è descritto da solo. Brava. Quanto ti è costato gettare quell'anello? 18 anni? Mi è costato tanto gettare. Credo io, ti mando un PayPal. Ma dai. Però, ti devo essere sincera. Io lo rifarei di nuovo. E ci credo, sei diventata la win grazie a quella scena. Perché Antonio, fare e dire determinate cose per me non aveva più senso. Ci tenevo tanto. Meno male, cioè, alleluia. Non l'avrei mai fatto una cosa del genere, però non aveva più senso. Anche perché comunque Alfalò, quando tu mi hai dato l'anello, lui continuava a dire quelle cose umiliandomi, e quindi che senso aveva? Rifare con la stessa convinzione. Brava. Che sentimento provi adesso per Antonio? Odio. Indifferente non è, perché comunque è una persona che ha fatto parte della mia vita per tre anni. Io a differenza sua l'ho amato davvero, però se ti devo dire che ti farei mille pazzie per lui, per come si è comportato, no, gli voglio un gran bene e gli auguro il meglio. Gli auguro comunque. Vabbè, ti vai a fare dei concerti alla Amy Winehouse Cover Band. E tu cosa avrai una carriera, sei uguale, io adoro. Non sono mai di trovare domani, non adesso. Di trovare comunque una persona che mi amerà come so amare io.
tornasse indietro per i suoi passi. Eccoci. Torneresti. Stai attenta. Brava! Brava! Mi ha fatto troppo del male, quindi ha toccato tasti, diciamo, dove sapeva che mi feriva di più. Perché potevi dire tutto, ma non umiliarmi davanti a tutti. Senti, le polpette le stai continuando a cucinare? Me le stai chiedendo tutte le polpette. Le polpette, dai. Devo fare pure a te, perché tu mi hai detto che sono buone. Io le voglio assaggiare, certo, te lo dico. Okay. Certo, una promessa. Grazie tesoro. Grazie Titti, brava, la corona è tua, questa edizione. Brava, brava. A posto. Antonio. Fammi levare subito la corona che Antonio sa dove avete. Facciamo un po' di addominali. Bravo, ho finito fare anche io. Siamo messi uguali, siamo a panzetta, stiamo messi uguali. Allora, voi siete usciti da Temptation Island separati e volevo chiederti come stai vivendo questi giorni. Benissimo. Bene, devo dire la verità, bene. Ti dico subito, non l'ho sentita. Ma per una questione un po' mia, cioè nel senso... Lei che ormai la zavorra te la sei torta. La poteva offendere oppure gli diceva, diciamo, degli insulti per il suo fisico. Cose non vere. Perché tu non puoi riassumere 3 anni di fidanzamento per alcune offese che non sono state offese. Con tutte le coppie ci sta quel battibecco che di prendersi in giro. Ma scusa, te hai riassunto 3 anni di fidanzamento dicendo che è stato un fidanzamento di merda e che non la amavi. Mi ha descritto una persona che non sono. Chi è peggio? Poi non gli ho mai detto che non è bella, perché sennò non ci stavo. Non ci saresti stato. No. Dalla convivenza c'è stato questo decrescere del nostro Basta, venite a prendere anche lui, per favore. Di dire... O poteva cambiare qualcosa. Ho preso una decisione importante. Di annullare un matrimonio. Sì. Meno cosa male ti ha fatto arrivare presa, a questa decisione? Più di sincero, la scelta di sposarci era di entrambi. Perché anche da parte mia c'era questa voglia, che vedevo in Titti la donna ideale, la donna che... Come si vede al mese dopo, come hanno letto tutti i commenti sui social su di loro, che cambiano sincero subito. E fra 2 anni sposarmi con una persona che non era più la stessa di 3 anni fa mi dava solo problemi. Non l'amavi. Però è vero anche che io devo pensare a me stesso. Ho pensato un po' troppo agli altri. Quindi vorrei pensare pure a me. Vabbè, ciao però, amore. È una persona che mi faccia fare pure le cose che Tizio mi faceva fare. Dandogli dimostrazioni. Mi spieghi perché non hai cercato un chiarimento con lei dopo Temptation Island? Perché non l'amava. Ti ripeto, non ho cercato perché... Non l'amava. Forse anche un pizzico di coraggio non l'ho avuto. Strano, strano, non l'ha mai avuto da quello che si è visto. Perché ha più ragione lei che io. Da una parte mia non c'ho colpa, perché io ho fatto questo percorso con sincerità. Potevo dirglielo prima. Potevi essere sincero in 3 anni. Di fargli fare qualche, tra parentesi, brutte figure davanti all'Italia. Sì, è vero. Prima non avevo coraggio. Qua trovate il coraggio di dirglielo. E io so che... Perché? Lei può fare molto, può dare molto e può dare tanto. Però purtroppo non siamo compatibili come coppia. Basta. Sì. E dopo che cosa è successo? Dopo l'hai risentita. Risentita per ringraziarlo, semplicemente. Perché mi ha fatto capire alcune cose che mi mancavano. Io spero che ora arrivi anche Saretta e che dica: Filippo, io sono andata via perché mi fisciaca, non ce la facevo più, i soldi che mi avete dato sono troppo poi, non potevo sopportare la situazione, ciao. Sono un po' egoista, quindi voglio stare da solo. Ma benissimo, ma meno male, ma stacci da solo, non ti preoccupas, passiamo alla prossima coppia. Le vite molto diverse. E hanno affrontato ben 2 falò di confronto prima di decidere di tornare a casa insieme. Oh, Diandra e Valerio, tra le altre cose, l'unica coppia che è uscita insieme, vabbè, oltre a Alfonso e quell'altra, ma poi sono lasciati dopo 2 giorni. Secondo me, stanno insieme ancora. Lo sapevo, bravi, oh, almeno una coppia che è rimasta insieme. Eccomi qui. Già. Il programma sicuramente ci ha unito. Oh, bravi! Quando poi siamo tornati a casa, comunque ci siamo messi a parlare delle cose che magari non andavano, no? Vedi? Oltre così si fa, bravi, che bello! Il luogo, no? Dove andare a vivere.
tra anche tante altre piccolezze che però magari per Valerio erano importanti. Quindi io dal lato mio ho cercato di dare qualità al poco tempo che magari riusciamo a trascorrere. Brava! Quindi magari mi accorgo di cose che prima per me non erano importanti, ecco. Brava! Tutto che eravamo veramente chiusi e abbiamo chiacchierato a lungo profondamente, però con molta semplicità. Ci di consigli giusti che ci hai dato tu al Falò. Insieme è un punto di incontro. Allora, una cosa è peggiorata da Temptation, si può dire? Sì. Cioè, se prima Palma ci metteva 45-50 minuti a prepararsi, adesso ci impiega più di un'ora. Mamma Dunque, mia, quando mia. Le mie amiche mi chiamano, perché abbiamo un appuntamento, e mi dicono, Diandra, dove siete? E io gli dico, guarda, Valerio è appena entrato in bagno. Allora, ciao. Delle cose normali, delle cose semplici. Poi io cerco di stare il più vicino possibile a lei sul suo lavoro. Scopriamo insieme. Bravi. Io sono contento, sono felice. Sono tornato a essere un po' più sbarazzino nel rapporto come eravamo un tempo e a gioire delle cose che insomma. A noi gli è servito. Scherziamo di nuovo, ridiamo di nuovo. Sto ricostruendo quel rapporto bello che mi fa pure sorridere. Io poi alla fine nel rapporto sono un po' cacciarone, un bambacione, no? Perché comunque a me piace essere innamorato, mi piace fare le cose della coppia. Non mi ha portato ancora nemmeno a Ostia a prendere un po' di mare. No, mi è bruciato la domanda finale. Sì, infatti. Adesso quando andiamo, adesso io faccio una foto e te la mando, perché allora, se no tu non ti fidi. Quindi il tempo per voi adesso l'avete trovato? Adesso lo stiamo trovando. Oh, meno male. Tanti impegni lo stiamo trovando. E un'altra cosa importante su cui abbiamo riflettuto è sul fatto appunto di avere una famiglia. Quindi ora vedremo che cosa ci riserva a Roma? In futuro. Però diciamo abbiamo parlato di tanti argomenti importanti, ecco, che magari prima erano tralasciati. Cioè non è che i problemi, diciamo, sono risolti, però l'esperienza a Temptation ci ha aiutato tanto. Bravi. Si affrontano. Sì. Bravi, ma io allora non vi davo un euro all'inizio, vi ricordate il video di presentazione? Abbiamo in realtà i migliori. Dopo 7 anni, nonostante tutto quello che può succedere in una coppia, nel bene e nel male, quindi vuol dire che la base c'è ed è forte. Carini. Parliamoci chiaro, insomma. Eccolo. No, poi Valerio è una persona comunque solare e divertente e io a me piace anche per questo, quindi il fatto che il suo sorriso si fosse un po' spento, questo mi dispiaceva sicuramente. Ma hai deciso di andare a vivere a Brindisi? Assolutamente no, però cadete tutti, io sta cosa non la sapevo, non la sapevo, però no, però sicuramente poi ritornerai quel discorso spesso, questo sì, dai. Ok, io vi auguro di vivere la vostra vita sempre con questi occhi qua. Bravo, in bravo momento. Filippo, bravi. Perché bravi, finito? Non c'è più nessuno. Ah no, Fabio e Sara, mamma, mi ero dimenticato di questi. Ma quanto sono durati? 3 giorni? La coppia fake. Mamma. E Michele, pur dichiarandosi entrambi ancora innamorati, avranno mantenuto la scelta fatta al Falò. Raga, ma io sono di fuori, mancavano anche loro, mamma! È tardi, ma quanto dura sta puntata? Milli? Ma perché non l'ho neanche scritta? Ecco perché. No, ma sono di fuori! Io ogni volta che fanno una passerella ho paura che si brucino i piedi con quel foto. Comunque si sono lasciati e lasciati sono rimasti. Allora, voi avete lasciato Temptation Island separati perché... Sì, esatto. Michele non riesce ad accettare il tuo carattere, diciamo, estroverso. Esatto. Ovviamente poi noi dopo ci siamo visti, perché Michele ha appena avuto il cellulare in mano, mi ha scritto dicendo che avrebbe avuto piacere di parlarmi da vicino. Ma sempre le solite cose, quindi che non mi sono comportata bene, che non posso cambiare. Le solite cose, non ha capito nulla e non è cambiato nulla. Vabbè. Fatto sta che appunto poi abbiamo continuato diciamo a sentirci, a vederci ogni molto... tanto. C'è un 50% sia da parte mia che da parte sua che vogliamo provarci e tornare insieme. Magari io torneremo insieme, ci amiamo, ci sposiamo, facciamo figli. Cioè lui me l'ha anche detto, mi fa, io sono pronto, vieni a vivere a casa nuova con me. Me l'ha chiesto. Adesso, ultimamente? Sì, me l'ha chiesto, mi fa, io da solo non voglio andare nella casa, ma vieni con me. Ma è possibile? Mi ha fatto, Michele, ma non ha senso, siamo un punto a capo. Mi fa sì, io voglio riprovarci perché comunque ti amo. Ma lui io lo amo, però siamo sempre era molto convinto. Noi
noi ci amiamo, Filippo, però purtroppo nell'amarsi bisogna anche, secondo me, lasciarsi, cioè, perché se le cose non vanno bene è più un soffrire che un amarsi. E questa cosa io voglio che lui la capisca. Io l'ho capita grazie al percorso che ho fatto, perché tornassi indietro senza il percorso io... Ma Michele è sottone, vabbè, si sapeva. Avrei pianto tutte però, le notti, che shock. Stata male. Ad oggi riesco a stare anche senza di lui, ma nonostante ciò che lo amo, però non penso che possa funzionare tra di noi. Più no, che sì. Quindi vedremo come vanno le cose. Io ovviamente mi sono lasciata andare. Ma dici se hai sentito il tentatore? Al massimo. Invece lui ha solo accumulato delle cose in più, altri dubbi su di me e altre cose. Tu ti sei lasciata andare da subito? No, io ci ho messo un po', infatti... Due ore? Io ci ho messo un bel po', perché all'inizio volevo per forza dimostrare a Michele che era come diceva lui, però poi io ci ho pensato e ho detto, ma io non faccio niente di male, questo è il mio carattere. Poi vabbè, lascia stare che con Alex... No, parla uguale Elettra Lamborghini, l'amo! Cioè, ci sta sentendo il gruppo che abbiamo in comune, però non nient'altro, li voglio bene, un bravissimo ragazzo, mi ha aiutato, mi è stato vicino, mi ha ascoltato. Però io sono innamorata di Michele, non penso che subito un altro ragazzo riesca a sostituire quello che è stato tra di noi. Come fai a dire che sei innamorata di Michele, però allo stesso tempo dici non c'è futuro? Io adesso non la sento ritornare insieme a Michele, ma gliel'ho detto in tutti i modi, ma con tutto l'amore del mondo glielo sto dicendo. Lui, io penso che lui sia molto innamorato, lui dice che è molto più innamorato di me, cioè di quanto lo sono di lui. Sicuro. E li credo. Una volta lo ero più io per dirti, ma adesso dopo questa esperienza io ho preso troppe consapevolezze, te lo giuro, troppo. Cioè sono proprio diversa, ma lui se n'è accorto, ha paura, si è accorto di quanto Millie è diversa. Cioè Millie è più sicura di se stessa, Millie non ha paura di perdere Michele. Millie ha molti più follower. Millie va sulla sua strada e Millie non accetta più niente e vuole molto di più. Brava Millie. Con me, io pretendo tot cose, tot miglioramenti. Quindi se lui cambiasse, tu ad oggi torneresti. Ma loro sono partiti che doveva cambiare lei. È riuscita a fare il plot twist. Mamma, ci si capisce più nulla, meno male l'ultima raga. Ho bisogno di una pausa. Per il tuo futuro. Però io mi auguro di trovare la persona giusta, che magari sia anche Michele, che le cose vadano bene. Io voglio innamorarmi, voglio avere una famiglia, voglio avere tante ma cose. Ma voglio innamorarmi, hai detto prima che eri innamorata ancora di Michele. Quindi ti chiedo, com'è la tua vita senza Millie? Allora, Millie, dico la verità, noi ci siamo visti dopo qualche volta dopo il programma, 3-4 volte. Però da lei mi aspettavo più dimostrazioni. Che non sono arrivate ancora. Visto che lei dice che comunque vuole stare con me. Grazie di cuore, vi siete lasciati. Però lei continua a essere sempre quella di prima, magari a dirmi bugie, cose che. Ma lei ha detto un'altra cosa. È rimasta sempre la stessa, tra virgolette. Ma non è vero, lei ha detto che è cambiata. Tra testa e cuore sono 50-50, perché comunque, essere sincero, sempre dei sentimenti li provo per lei. Cos'è che non ti è piaciuto per quanto riguarda il suo comportamento all'interno del villaggio? Mi ha dato fastidio l'avvicinamento al tentatore. Però la situazione assurda è che secondo lei se dobbiamo tornare insieme sono io che gli devo dimostrare che voglio tornare con lei. Però a me mi sembra di non aver sbagliato niente alla fine. Perché tu ad oggi vorresti tornare con Millie? Se lei mi desse delle dimostrazioni valide, sì. Cioè, mi fa vedere che veramente lo vuole, sì. Cosa provi per lei? Io sono innamorato ancora, dico. Però se dall'altro lato non vedo... Vedrai ora dopo Temptation, non la rivedi più. Diciamo... Ma zero proprio, sappilo. Forse io. Tu? Sì. Ma inizierò al contrario. Vabbè, almeno qui sono stati sinceri. Penso. Lei dice che mi ama, però non lo so. È un po' così. Perché non provate a risolvere? No, basta Filippo, fatti l'affari tua. Tu dici di amarla, lei dice di amarti. Sì, però da lei non vedo quel passo in più, capito? Sei geloso? Sì, la mia gelosia è rimasta. Dai, volete vedere che lui magari è un Alfonso sotto mentite spoglie? Sì, provate. Ma non vi immaginate? Sì. Trovate un punto d'incontro. Spero di trovarlo. Ma come fate? Senti, c'è qualcosa così che non rifaresti a Temptation Island? Forse magari non parlerei in modo così negativo di lei. Forse vabbè, questo. Certe parole magari non le ridirei. Però la cosa che hai detto adesso è bellissima.
Vabbè. Che cosa ti auguri? In bocca al lupo. Ora ci sarà l'ultima coppia, veramente, Fabio e Sara? Voglio andare a letto. E Fabio, nonostante fossero arrivati da pochi giorni, inconsapevolmente, incautamente... Rivediamo le immagini del loro viaggio. Uno solo? Filippo, basta con questi riassunti. Sappiamo, sono durati quanto un gatto in tangenziale. Si sono lasciati, vogliamo sapere che si sono lasciati ancora. Choc, fermi, che loro erano usciti insieme. Scopriamolo subito. È vero, erano usciti insieme! Ma io non mi ricordo più nulla. Ma... che shock, è vero, che mi ero arrabbiato tantissimo. No, vabbè, sono insieme ancora, io non ci credo. Eccoli qua. Buonasera. Quindi io sono scioccato che non mi ricordavo minimamente di loro e di come era finito il tutto. Molto forte per me. Che shock. A livello emotivo. Come si chiamano? Fabio e Sara. Abbastanza. Io credo che ho toccato, credo, per un uomo il punto più basso. Cioè, aver ferito la sua sensibilità, il suo essere donna. È vero, perché loro si diceva che erano così, fake. È stato mortificante. E l'hanno fatto tutta apposta. Un punto così basso. Che casino era? Per andare più giù. Devi solo cercare pian piano di risalire, pian piano di ricostruire il rapporto e di riacquisire comunque la fiducia che sicuramente era andata persa. Non è stato facile, dopo il fallo forse è stato ancora più duro, giustamente. Però pian piano ci siamo ritrovati. Come, ma lui sta andando dice, quindi da lei a Ravenna, a Rimini, mi sembra, dov'era? Che cambiare comunque la prospettiva attraverso il quale guardi le cose. Le cose cambiano per chi resta. Apprezzo il coraggio che ha avuto nel darmi un'altra possibilità. Ma oggi per me... mi ero completamente dimenticato. Io e tutto il video, tutta la sera che sto dicendo che loro saranno lasciati, quando in realtà non è vero. Ora andiamo. Ci stiamo lavorando. Ancora non è venuto a casa. Uno dei limiti principali del nostro rapporto era appunto a distanza. E appunto lei è venuta giù da me, ora viene da me. Abbiamo preso casa assieme. Oh, da una settimana. Che bella cosa. Ma com'è possibile? Molto, molto, anche perché in realtà io giù sono sempre stata bene, quindi comunque è anche uno dei motivi per cui io in primis scendevo giù. E sicuramente da lui magari cercavo quella casa voglia, insieme addirittura di dire magari vengo io questa volta, non ti faccio scomodare, diciamo così. Quindi sì, adesso abbiamo fatto questo passo. Ma lui pur di non prendere quel cavolo di treno e andare su da lei, ha preso casa per convivere giù. Ma vi rendete conto? In un anno, ok? Noi siamo entrati con dei problemi, non siamo entrati come una coppia tranquilla, quindi a priori eravamo tutti e due consapevoli di avere delle gravi mancanze, da parte magari di entrambi. E questo però poi ha portato a fare anche un mio percorso personale e ho detto perché sono così arrabbiata, perché sono così tanto ferita, perché ti ha tradito, perché non veniva mai a casa tua, perché ti ha tradito tutta l'estate. E ecco, forse a un certo punto mi sono fermata e ho detto che forse non serve essere così tanto in guerra col mondo, forse il mondo in realtà non mi deve nulla e forse un po' di pace bisogna sempre trovarla in se stessi, anche se la vita ti ha fatto molto male. Tu dai sempre del bene, il bene ti ritornerà e vabbè, dai, alla fine sono contenti loro, siamo contenti tutti, almeno qualcuno è rimasto insieme. Male che ho subito nella mia vita, insomma, e adesso ricominciamo con delle certezze, dimostrazioni, ricominciamo con una casa, con delle parole. Però li ricominciamo da noi stessi e poi da noi. Già la casa insieme è un fatto. È un fatto molto grande, quindi sì, assolutamente sì. Per due che abitano a chilometri di distanza come voi, insomma. Esatto. Pensate voi, pur di non andare giù, su da lei, ha preso la casa. Io auguro a Sarà scioccato. Comunque vabbè, bravi. Buon per loro. Cambia il modo di guardare le cose. E le cose che guardiamo possono cambiare. Tutto questo è Temptation Island! Ed eccoci arrivati alla fine del racconto di questa edizione di Temptation Island. No, Love the Way You Lie Part 2, no! Siamo arrivati alla fine veramente, raga. Che dire? Temptationini e Temptationine. È arrivata la fine anche di questa seconda lunghissima edizione di Temptation.
Si sono lasciati tutti, sono rimaste insieme solo due coppie, Fabio e Sara. Non l'avrei dato un euro, infatti io li davo già per spacciati, anzi mi ricordavo che erano già single tutti e due, ma in realtà è perché sono durati due giorni, in poche parole. E addirittura lui, per non andare su da lei, ha preso casa, vabbè, adoro. E poi Diandra e Valerio, che per questo io sono super super contento. Che dire, è partita questa seconda edizione del 2024 un po' così. Non è che mi piaceva molto, almeno le prime tre puntate sono state un po'... forse perché eravamo già pieni con l'edizione di luglio, ma in quest'ultime puntate piene di colpi di scena siamo stati scioccati dalle 9:30 fino a 1:00. Io adoro e soprattutto ho un consiglio per tutte le coppie all'ascolto. Vi volete lasciare ma non avete il coraggio di farlo? Andate a Temptation Island, perché a quanto sembra è così ora l'andazzo. Fatto sta, io come sempre colgo l'occasione, per chi fosse rimasto fino a questo minutaggio del video e quindi fino alla fine, di ringraziarvi perché ennesimamente mi avete dimostrato tanto affetto nel riguardare la puntata insieme a me e nel guardare e commentare le reaction che vi ho pubblicato nel mio profilo. Spero, incrociamo le dita e speriamo che ci sia un rinnovo di stagione di Temptation anche per il prossimo anno. In quel caso ci vediamo con le nuove reaction a giugno del 2025, in caso contrario faremo causa a Mediaset e a Maria De Filippi, perché noi esigiamo il nostro Temptation estivo e anche autunnale. Però consiglio, il prossimo anno se fate due edizioni, quella autunnale che deve essere autunnale veramente, spostatela in montagna. Sarebbe una cosa un po' diversa. Anyway, grazie mille a tutti, ci vediamo domani con un nuovo ennesimo video e il prossimo anno speriamo con una nuova edizione di Temptation Island. Ciao!